È di nuovo Azzurro Time al femminile. Buon pomeriggio amiche ed amici di Rai 2 Rai Sport. L'Italia per la quarta volta al femminile torna a Benevento per giocare un incontro ufficiale. Due vittorie nel 79 e nel 2004 contro Norvegia e Svezia. Un pareggio nel 96 contro la Germania. Oggi nel testa a testa con la Danimarca per il primato nel gruppo B delle qualificazioni al campionato d'Europa Inghilterra 2021. L'Italia trova la Georgia, uno dei due fanalini di coda che affronta in questa doppia tornata europea. Martedì sarà la volta di Malta e torna al sud un mese dopo Palermo, questa volta al Ciro Vigorito, come dicevo, di Benevento. Buonasera. Buonasera Scarlatti. Fra poco andremo da Tiziana Alla e Patrizia Panico allo stadio Vigorito. Si attendono 5.000 spettatori, ancora coloro come a Palermo, però diamo in anteprima una notizia perché sono uscite le convocazioni per Bosnia e Armenia, le due partite che attendono la nazionale del CT Roberto Mancini, e ci sono delle novità, Donatella, novità interessanti perché c'è una prima volta importante da sottolineare, quella di Castrovilli, quella di Cistana e quella di Orsolini, e due ritorni, quelli di Mandragora e Domenico Berardi, fra l'altro impegnato stasera nell'anticipo della 12ª di A nel derby Sassuolo-Bologna. Bene, l'appuntamento a Coverciano è lunedì prossimo entro mezzogiorno, la nazionale poi giovedì partirà per la Bosnia. Ricordiamo che la nazionale è già qualificata per gli europei, Roberto Mancini ha eguagliato Pozzo con le 9 vittorie consecutive, però poi vorrà fare degli esperimenti, quindi dopo la partita dell'Under 21 che sarà il 16 ci saranno dei giocatori che raggiungeranno la nazionale maggiore, molto probabilmente Tonali e Scamacca. Scamacca è un attaccante del 99 dell'Ascoli in prestito al Sassuolo. Abbiamo anche il cartello dei convocati per l'Under 21 di Nicolato e il nostro regista Marco Spoletini lo può inquadrare con il coordinamento di Stefano Cardinali. Eccoli qua i ragazzi dell'Under 21, e allora complimenti a tutte le prime volte di queste chiamate in azzurro, ma andrei subito in diretta da Tiziana Alla e Patrizia Panico al Vigorito per un primo flash dallo stadio Sannita. A voi. Sì, buonasera dallo stadio Ciro Vigorito. Le squadre stanno per entrare in campo, quest'Italia che è qui per vincere, giocando bene per continuare la sua corsa nel girone di qualificazione, ma anche per quella che Milena Bertolini ha chiamato una missione, cioè proseguire nell'intento di far innamorare del calcio femminile il pubblico, in particolare le bambine. Sono tanti oggi i bambini presenti qui sulle tribune, più di 4.000 biglietti distribuiti nelle scuole, dunque Benevento non farà mancare il suo calore alle azzurre. Da me e Patrizia Panico, appuntamento a tra pochissimo. E allora due gli obiettivi, Donatella, per la commissaria tecnica Bertolini: vincere e migliorare nel gioco e nell'intensità. E nell'intensità, sì, e segnare anche dei gol. È chiaro che la Danimarca è in testa con 12 punti insieme all'Italia, più 15 di differenza reti, l'Italia è più 6, quindi vediamo, la Georgia è ultima in classifica, 0 punti, speriamo che sia una bella partita e che ci siano anche tanti gol da vedere. In attacco la Girelli, ovviamente. Regina delle marcatrici anche in campionato in questo momento. Esatto, ha sempre segnato e ricordiamo che la Giacinti è tornata a casa perché è infortunata. Problemi fisici, ovviamente la attendiamo, come attendiamo la Bonansea che si sta riprendendo, che sta ritrovando l'entusiasmo, il fuoco dentro per tornare protagonista con il suo club naturalmente e con la nazionale. E che sta presentando il suo libro in questi giorni, ha scritto un libro per parlare del suo grande amore per il calcio. Allora, un'avversaria, la Georgia, che si chiuderà, già successo, sì, con le caucasiche all'incontro di andata, vinto di misura dalle azzurre. Ecco, abbiamo rivisto i gol nella clip di Gianmichele Rizzio, ma troveremo ancora un avversario tutto dietro la linea della palla e occorrerà proprio alzare quegli standard qualitativi di cui parlava Milena Bertolini, esatto, aumentare i ritmi, ma il campionato a questo punto aiuta perché siamo ormai a 6 giornate del massimo torneo. Siamo ormai entrati nel vivo. Quindi la condizione è migliorata rispetto a qualche mese fa. E certo, questo sì. E adesso poi Sara Maini ha intervistato la Bertolini. Non credo che sia in questo momento.
Allora mi dice che è pronta. Non è ancora pronta. Ah, bene, bene. Vedremo in attacco chi giocherà insieme al... Certo, c'era questo ballottaggio, ma ne parleremo ora con Tiziana Alla e Patrizia Panico. Se mi danno l'ok, allora la ascoltiamo. Non si riesce ad ascoltarla ancora, è comunque un commissario tecnico che si è speso per questo ritorno al sud. Perché? Perché dopo Palermo un mese fa, ora Benevento e poi Castel di Sangro e la nazionale maggiore, ricordiamo che andrà invece poi a Palermo dopo la Bosnia. Quindi questo sud che accoglie sempre con grande passione, grande entusiasmo le nazionali. E che deve aiutare a promuovere anche il calcio femminile. Sentiamo Milena Bertolini, Sara Meini. Ancora noi, vediamo le ragazze della panchina, sì, che cominciano a salire dal sottopassaggio. E allora... sempre un grande entusiasmo, la nazionale femminile ormai è diventata una realtà per tutti i tifosi italiani, non è più veramente come una volta, ed è questo fa molto 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 piacere. Tra l'altro loro sono intervenute anche sul discorso del razzismo, proprio l'altro giorno la Girelli ha detto noi siamo piccole ma in realtà siamo grandi, perché nel nostro calcio non esistono i casi di razzismo, non esistono i cori, e quindi c'è un'atmosfera che noi avevamo già sottolineato, Franco, altre volte, insomma la differenza che c'è tra il calcio femminile e il calcio maschile, purtroppo. Fair play, rispetto per gli avversari, rispetto delle regole e grande atteggiamento positivo. Con il sorriso noi andiamo allo stadio Ciro Vigorito, buon divertimento, ci vediamo all'intervallo con Donatella Scarnati per commentare questa prima frazione di Italia-Georgia. Buon divertimento alla linea a Tiziana Alla e Patrizia Panico con Sara Meini a bordo campo. E allora buonasera nuovamente qui dallo stadio Ciro Vigorito, le squadre stanno per entrare in campo. Era due mesi fa quando nella gara di andata la Georgia, distante 99 posizioni nel ranking mondiale, rendeva difficile la vita all'Italia. A Tbilisi la vittoria arrivò con tanta fatica, 1-0 con gol di Cristiana Girelli, vera trascinatrice nell'avvio del cammino di qualificazione che è stato reso più complicato dallo smaltimento delle fatiche fisiche e mentali del mondiale. Ma oggi è tutto diverso, dicono le azzurre, siamo rodate e soprattutto abbiamo ritrovato il calore del pubblico italiano che tanto era mancato nelle prime tre giornate giocate in trasferta in stadi così desolatamente diversi da quelli straripanti di colori e di entusiasmo del mondiale. Un fattore, Patrizia Panico, che sicuramente ha influito anche nella difficoltà delle azzurre di rimettersi in moto. Sì, sicuramente quando comunque ti abitui ad un clima mondiale, un clima in cui gli stadi sono tutti pieni, un clima in cui hai l'entusiasmo in Italia da parte di tutti gli italiani, è chiaro che puoi andare a giocare in campi deserti con poco seguito inconsciamente può anche renderti la vita più difficile. Un saluto e un augurio di buon lavoro anche a bordo campo a Sara Meini. Dicevamo, Sara, dalle tribune vediamo tanti tanti bambini davvero questa sera, tante famiglie a seguire queste ragazze. Sara. Sì, buonasera ovviamente a tutte. Abbiamo visto quanti bambini si siano interessate anche al riscaldamento delle ragazze della CT Milena Bertolini sotto la curva, in particolar modo dove stavano effettuando i tiri verso la porta. Ogni volta venivano applaudite dai piccoli bambini e le tante bambine presenti qua oggi al Ciro Vigorito. Squadre che ancora non stanno facendo il loro ingresso in campo, eccola la musica invece che le accompagna. Intanto vediamo salire i gradini le direttrici di gara, che sono tutte rumene, la signora Iuliana Demetrescu che sarà l'arbitro appunto di questa partita, con Petruta Iugulescu e Michela Tepusa che saranno le sue assistenti. Dietro le ragazze della Georgia, una Georgia che, come dicevamo, chiude il girone con 0 punti, giocherà
martedì prossimo contro la Danimarca. Proprio contro la Danimarca aveva giocato l'ultima gara un mese fa, una sconfitta per 2-0 in casa. L'allenatore Baelize ha confermato completamente quell'11, c'è invece una variazione obbligata nell'Italia, come dicevamo, indisponibile Giacinti al suo posto a far da spalla a Cristiana Girelli, ci sarà Daniela Sabatino, ma adesso seguiamo le squadre che si schierano in campo e ascoltiamo insieme gli inni nazionali. Prima quello. Signore e signori. In piedi cortesemente, verrà eseguito l'inno della Georgia. And now please stand up for the Georgia anthem. Ed ora in piedi per l'inno di Mameli, per l'inno della nostra nazione, per l'inno italiano. Solita grinta delle ragazze, le ragazze mondiali che vogliono diventare ragazze europee, proseguire questa corsa verso la qualificazione a Euro 2021. Andiamo a vedere allora, con l'aiuto della regia guidata da Edi Saia, lo schieramento delle formazioni in campo. Dicevamo, l'Italia rispetto all'ultima partita con la Bosnia, un cambio obbligato.
Per il resto confermata per 10 undicesimi la formazione, in porta Laura Giuliani, poi Alia Guagni, Sara Gama, Elena Linari ed Elisa Bartoli in difesa, Rosucci, Galli, Giuliano e Cernoia in mezzo al campo, davanti la coppia Girelli, Sabatino e la formazione Patrizia Panico, più logica. Sì, diciamo che Milena Bertolini ha la possibilità di schierare tantissime giocatrici molto forti in diversi spazi del campo, con diverse attitudini e diverse qualità. Però questa è la formazione in cui l'ultima partita ci ha permesso di poter creare qualcosa in più, soprattutto con Giuliano che va a giocare tra le linee, subito a ridosso dei due attaccanti. E infatti sarà interessante vedere se appunto questo esperimento di Giuliano, possiamo così dire in funzione trequartista, verrà riproposto anche in questa occasione. Ha funzionato benissimo. Vediamo invece anche la formazione della Georgia, che come abbiamo detto ricalca quella dell'ultima uscita in casa contro la Danimarca. È un 5-4-3, una formazione molto abbottonata. In porta Gabunia, in difesa le esterne sono Pasikashvili e Rauch, poi Kalandadze, Sutidze e Tatuashvili. In mezzo al campo rientra una giocatrice di grande esperienza che all'andata non c'era per infortunio, la capitana Matvieva, con Todadze in mezzo al campo, esterne Bakradze e Cconia, e davanti unica punta Cicinazze. Di cosa dobbiamo aspettarci da questi avversari? Sicuramente una squadra molto chiusa, una squadra che si difende con 5 giocatrici, 4 centrocampisti e lasciano soltanto una giocatrice sopra linea palla. Ci dobbiamo aspettare una squadra chiusa, difesa sempre schierata, che difficilmente salirà e lascerà spazio all'Italia. Allora, tutto è pronto, azzurre con la maglia verde, in realtà con questa maglia insomma che non ha riscontrato ovunque gradimenti, ma viene comunque riproposta. Ci sono delle suggestioni legate anche a questo colore, dunque giusto anche ovviamente proseguire in questa situazione con l'Italia, con Guagni che scambia con Rosucci, Gama, Linari, pallone che gira a sinistra dove c'è Bartoli, prova ad avanzare, poi si fa vedere Cernoia, pallone di ritorno toccato in fallo laterale. Bartoli verso Girelli, anticipata, guadagna comunque metri l'Italia. Infatti vedi, già da queste prime battute si vede subito Manuela Giuliano che si va a mettere proprio a ridosso dei due attaccanti lì in zona rifinitura centrale, lasciando più vertice basso Aurora Galli. Adesso un pallone che viene spazzato da Sutidze. Si rimane ancora da quelle parti. Abbottonatissima appunto la Georgia. Sutidze all'andata ha fatto una partita straordinaria, è stata veramente un muro davanti la porta. Praticamente da sola si oppose a tutti i tentativi e ne creò l'Italia di occasioni anche in quella situazione. Fu grazie a lei se la Georgia riuscì a contenere in un gol soltanto lo scarto della sconfitta. E comunque appunto abbiamo visto che anche la Danimarca, nonostante la sua differenza reti mostruosamente più elevata rispetto all'Italia, abbiamo detto ha vinto soltanto 2-0 nell'ultima uscita proprio in Georgia. Eh sì, perché sono squadre che si chiudono, non ti lasciano giocare, la loro prima preoccupazione, la loro strategia è proprio quella di chiudersi cercando di evitare di prendere più gol possibile. Guagni, pallone per Cernoia in orizzontale, si libera di Bakradze, poi serve Girelli, debole, abbastanza facilmente leggibile da Gabunia questa conclusione. Intanto le tribune proprio di fronte a noi continuano a riempirsi. Anche qui a Benevento come a Palermo il pubblico sta rispondendo davvero alla grande, alla presenza e a sostegno dell'Italia femminile. Sì, è una missione che appunto anche Milena Bertolini ha ricordato ieri.
avvicinare anche e soprattutto il sud, che è un posto, diciamo, dove le ragazze in particolare faticano di più, no, a trovare gli spazi per giocare. Intanto Girelli ha creato questo, ha tentato di creare questo spazio per Galli, applausi per lei. Ma credo che ci siano dei problemi con il pallone, perché ha fatto cenno prima Cristiana Girelli, adesso anche Rosucci. Sentiamo da Sara Meini. Sì, perché la CT Milena Bertolini sta parlando con le ragazze che sono in panchina e sgonfia la palla, dobbiamo cambiarlo, proprio questo sto chiedendo la CT. Tanto Giuliano ruba un pallone, allarga per Girelli, le sue finte, prova a superare Rauch che invece si chiude. Adesso con Matvieva, due su di lei, si porta il pallone oltre la linea del fallo laterale. Rosucci per Guagni, si continua a giocare dunque comunque con questo pallone, il che viene dato in mezzo. Giuliano ha provato a innescare Girelli, buona questa combinazione. Sì, molto buona, il fraseggio poi lì al limite dell'area con gli inserimenti da dietro possono creare dei problemi ad una difesa schierata. Rilancio lungo di Gabunia per l'unica punta, Cicinazze che mette giù, prova a proteggere il pallone, a mettere in modo Occonia che adesso manovra. Rauch si guarda intorno, prova il lancio per Cicinazze, non è andata neanche troppo convinta, chiedeva un pallone alto. Però lì sul rinvio del portiere dobbiamo, contro una sola attaccante, dobbiamo assolutamente cercare l'anticipo, non dobbiamo permettere di far salire a Giorgio. Intanto il pallone che passa per Girelli, Sabatino, il palo, che occasione! Non è riuscita a colpire bene Girelli, è arrivata in corsa Sabatino, era da posizione un po' defilata ma ha colpito il palo. Sì, è arrivata bene, magari poteva tentare col sinistro, che la palla scorreva ancora un po' di più, ma la giocata è giusta, ci è arrivata proprio di un soffio. Peccato, perché queste sono buonissime iniziative e occasioni che bisogna sfruttare, anche perché ricordiamo, fare tanti gol in fase di qualificazione è importantissimo. Daniela Sabatino, che ieri ha incontrato quello che ha sempre detto essere il suo idolo, Pippo Inzaghi, l'allenatore del Benevento, capolista in Serie B, che è venuto ad assistere alla rifinitura delle azzurre qui al Ciro Vigorito. Allora, lo ricordava anche Milena Bertolini, speriamo che appunto questo incontro la galvanizzi e dia quella giusta carica per provare ad emulare le gesta dell'attaccante campione del mondo 2006. Gama. Guagni sceglie soprattutto la corsia di destra all'Italia per provare ad affondare in queste prime battute. Guagni, su di lei Ciconia, vicino alla bandierina del calcio d'angolo, la ferma Rauch, evita anche il corner. Prova a completare il disimpegno adesso la Georgia, il pallone non fa molta strada. Rosucci, l'Italia è sempre lì. Cernoia, Bartoli, Cernoia, sinistra verso Rosucci, parte il traversone per la testa di Girelli, trova invece quella di Rauch, poi in palleggio Ciconia con la collaborazione di Matvieva e poi anche Cicinazze, attaccata da Galli che non la lascia passare. Alla fine giustamente la signora Demetrescu fischia il calcio di punizione in favore della Georgia. Sentiamo da Sara Meini a bordo campo. Sta richiamando sempre le sue ragazze la CT Milena Bertolini, le sta incitando. Adesso Cristiana Girelli ha chiesto di cambiare ufficialmente la palla perché è sgonfia, e da diversi minuti anche Bertolini stava facendo notare questo all'arbitro in campo, e soprattutto la CT sta chiedendo alla sua squadra di giocare con tutte le giocatrici in campo, anche con le due centrali difensive che si devono spingere fino a oltre il centrocampo per creare il gioco. Tanto la battuta lunga di questo calcio di punizione, pallone finalmente cambiato, ci sono voluti quasi 5 minuti. Linari verso Cernoia, va ad allargare su Guagni, ecco chiamata in causa Sara Gama. Cernoia ancora,
Galli, Linari, ultimo baluardo, Bartoli, le sue finte, si accentra il terzino della Roma, poi alza il pallone, era andata a cercare Sabatino, ha letto bene su Tize, ancora l'Italia lì con Galli che cerca la conclusione proprio su Tize in angolo. Sì, ci sta il tiro da fuori, ci sta, perché quando sono così schiacciate difficilmente riesci, le cose sono diverse da fare, o tiro da fuori o cerchi di aggirarle o gli 1-2. In questo caso noi abbiamo tentato due volte con il tiro da fuori, Girelli e Galli, un'altra volta con l'inserimento sempre di Girelli. Dobbiamo cercare di aggirarle un po' di più, soprattutto con i terzini, Guagni e Bartoli. Primo corner che l'Italia va a battere, sono passati, siamo nel nono minuto di gioco, battuta corta, Cernoia per Giuliano, mette in mezzo lei un pallone tagliato, la testa come al solito di Sutize, allora sarà calcio d'angolo dal lato opposto. Sempre Cernoia e Giuliano, le due addette alla battuta dei calci piazzati. Va Cernoia nell'area piccola, pallone che sfiora il colpo di testa di Linari e l'Italia in vantaggio con Elena Linari al suo primo gol in maglia azzurra. Decimo minuto di gioco, se lo ricorderà per tutta la vita questo momento, la centrale difensiva dell'Atletico Madrid, ma soprattutto della nazionale italiana. Bellissima palla di Cernoia tagliata che ha attraversato tutta l'area di rigore, tutta l'area del portiere. E Linari è stata la più rapida, la più lesta a farsi trovare pronta sul secondo palo. Lo rivediamo ancora, la battuta precisa, il pallone forse è sfiorato da Gama o addirittura dalla stessa Sutize, traiettoria leggermente prolungata proprio sul secondo palo, e non era facile perché era da posizione angolatissima, è riuscita a trovare la diagonale vincente. Eccola inquadrata, Elena Linari. Italia 1, Georgia 0, dunque al decimo minuto del primo tempo. Sì. Sara Maini a bordo campo, le reazioni. Beh, l'ha festeggiato tantissimo questo gol, lo aspettava da tanto tempo, l'aveva detto anche ai microfoni di Rai Sport, ai microfoni di Dribbling. Elena Linari non vedeva l'ora di segnare non soltanto in Spagna ma soprattutto in Italia. Con questa maglia pesante lo ha fatto, e per lei ovviamente una dedica particolare. Giuliano adesso, si allarga Girelli, prosegue Giuliano, Girelli adesso prova a far proseguire Rosucci, non è preciso però l'appoggio, e comunque Patrizia Panico, mi sembra che l'esperimento di Giuliano in posizione più avanzata stia continuando. Soprattutto quando ha campo di fronte a sé è pericolosissima, perché permette agli attaccanti di entrare con i tagli e soprattutto riesce ad aprire il gioco con gli inserimenti, soprattutto qui a destra stiamo spingendo di più di Guagni. Ecco la Guagni adesso alla rimessa laterale, gittata lunghissima verso Girelli che prova a prolungare in direzione di Sabatino, anticipata, un pallone che si impenna, lo aggancia Gama, Guagni glielo ruba Ciconia, poi Rauch, ancora Guagni, però dice lei il rimpallo, colpo di testa di Sutize, poi Gama non ci arriva, adesso un po' di confusione, tutti i palloni a campanile, prova a prendere posizione Guagni, alla fine esce vincente Rauch, poi Giuliano però va a impedire la ripartenza avversaria. Eccola Giuliano, dietro per Galli, costretta a tornare un po' sui suoi passi. Non smette di dare indicazioni, lo sentiamo da bordo campo, dalla sua area tecnica, Milena Bertolini. Poi tra poco andremo nuovamente da Sara Maini a bordo campo, seguiamo lo sviluppo di questa azione adesso. Nonostante la rete subita, la Georgia non si muove da lì, non alza minimamente la linea di difesa, è sempre a ridosso dell'area di rigore, non ci vengono a prendere, noi possiamo tenere palla qui in tre quarti, non ci viene a prendere nessuno. Girelli, palla per Guagni, colpo di testa di Rauch, poi arriva Matvieva,
con calma, con esperienza. Ancora lei, Guagni però le ruba il pallone, ha preso in controtempo Galli. La sentiamo da Sara Maini se c'è qualche accorgimento in particolare che sta suggerendo Milena Bertolini. Patrizia Panico sembra leggere sulle labbra di Milena Bertolini, che sta chiedendo alle sue ragazze: facciamo girare la palla e facciamole uscire, perché ovviamente la Georgia sta giocando tutta all'indietro. Tatuashvili, adesso il pallone che rimpalla su Daniela Sabatino, finisce oltre la linea di fondo. Palleggiamo di più ragazze, palleggiamo di più. Si è sentito distintamente adesso l'invito a palleggiare di più. Ma vedi, la Georgia continua a perdere tempo, no? Nonostante è in svantaggio, sa benissimo che l'Italia è superiore, sa benissimo che prendere un solo gol dall'Italia è un'impresa, e quindi cerca in tutti i modi di rallentare il gioco. Giuliano adesso su Tizza, esce su di lei, poi Cernoia il suo sinistro, sappiamo essere micidiale, non inquadra però in questa situazione la porta. Pallone sul fondo, noi siamo al quarto d'ora, l'Italia 1 Georgia 0, dovuto per il momento al gol messo a segno da Elena Linari al decimo, colpo di testa di Cernoia. Rauch esce con un po' di difficoltà, aggancia Ćkona, Matvieva, Ćkona ancora, pallone per Todadze, poi lo scambio tra Rauch e Matvieva. Cicinazzi adesso può arrivare a tentare una conclusione. Sì, ha tentato proprio anche in maniera abbastanza frenetica, perché si è ritrovata l'area di rigore avversaria che fino al quindicesimo non avevano mai visto, ha detto qui, quasi non credeva ai suoi esatto, occhi. Esatto, qui mi conviene calciare, perché chissà quando mi ricapita. Galli verso Bartoli, Cernoia, poi propone lo scatto Bartoli, Cernoia invece va in orizzontale, ancora da Galli, Girelli che arretra moltissimo ad aprire spazio alle compagne, il pallone sul secondo palo dove stava arrivando proprio Bartoli, un cenno di intesa con Cristiana Girelli, era un attimo in ritardo, tanto qui rivediamo la conclusione che davvero non può impensierire un portiere come Laura Giuliani. Assolutamente. Colpo di testa di Rosucci, poi Sabatino mette giù, ancora Rosucci, larga per Giuliano, esce Pasikashvili, prova neanche a gestire questo pallone, l'importante no, è metterlo in fallo laterale. Esatto, l'importante è mandarlo il più lontano possibile dalla propria porta, non, la difesa non accompagna, i centrocampisti si disinteressano proprio della palla, di dare soluzioni alla portatrice. Cernoia adesso alza la testa per Girelli, pallone probabilmente troppo lungo, riesce a tenerlo in campo, ma vedete anche qui sempre Pasikashvili era sola, poteva provare a rimetterlo in gioco, no? Cernoia, le sue finte, indietro per Linari, traversone verso Sabatino, prova a far da sponda Guagni, il destro al volo, ancora Guagni, non riesce ancora ad andare a riproporre, deve invece recuperare la posizione il terzino della Fiorentina, ferma però tentativo di ripartenza Manuela Giuliano. Matvieva, la pressione su di lei di Galli, si alza la bandierina del prima assistente, signora Tepusa. E allora calcio di punizione per la Georgia, che può un po' respirare. Sì, perché mantenere poi 90 minuti sotto pressione così senza dare soluzioni offensive è uno spreco di energie enorme. Rosucci, pallone già recuperato dall'Italia, Giuliano, Sabatino, se avesse lasciato passare c'era Cernoia in posizione, in buona posizione, ma qui vediamo Girelli, prova a proporre lei sul secondo palo proprio per Cernoia, in spaccata.
applausi per lei, pallone sul fondo, andiamo da Sara Maini. Applausi arrivano anche dalle ragazze che in questo momento sono in panchina e ancora consigli da parte della CT. Milena Bertolini soprattutto nei confronti di Cristiana Girelli, alla quale sta chiedendo di andarsi a cercare la palla. Infatti lo vedevamo, no? Arretra tantissimo, svaria tantissimo, ma spesso anche a proporre. Adesso questo ruolo lo svolge in questa situazione Daniela Sabatino, fermata però da Calandazze. Sì, a Girelli piace ricevere la palla addosso, fare anche un po' quel ruolo di suggeritrice piuttosto che finalizzatrice. Una giocatrice che sa giocare bene frontale alla porta, quindi ricevere palloni lì in zona rifinitura per lei è il massimo. Però poi noi abbiamo bisogno anche di riferimenti in area di rigore, perché poi in area di rigore soprattutto su palloni alti lei è fondamentale. Tanto un tentativo di attraversare, di superare la metà campo della Georgia è stato subito frustrato dalla difesa azzurra. Italia che riparte, Giuliano, larga, c'è Girelli, eccola, c'è soltanto Sabatino però in area, allora Girelli prova a farsi spazio per il sinistro, poi allarga ancora per Giuliano, recupera ancora Gama, Girelli, sovrapposizione di Guagni, va al traversone troppo lungo, vediamo se Rosucci riesce a tenere in campo il pallone, sì, bravissima, arriva Bartoli, Cernoia. È rimasta in zona Rosucci, 1-2 con Bartoli, vediamo se libera il destro, pallone sporcato, ricordiamo il gol segnato da Bartoli in Israele proprio da una posizione del genere. Intanto qua scivola difficile trovare gli spazi quando si chiudono così in 20 metri, tutte dietro la linea della palla. Circolazione di palla deve essere veloce con pochi tocchi e più movimento. Galli adesso per Girelli, il tacco, Galli ancora in mezzo all'area. Cicinizz la va ad attaccare Linari. Irregolarmente, calcio di punizione Georgia. Ecco, è questo che dicevo anche prima, no? Non dobbiamo, hanno un solo riferimento in avanti, non dobbiamo permettere loro di ricevere palla, poterla tenere, magari cercare qualche punizione. Dobbiamo andare lì in anticipo, tanto abbiamo superiorità numerica dietro molto molto elevata. Sutizze, sua battuta troppo lunga per Bakrazze. L'Italia riconquista subito il possesso del pallone. Dicevamo Georgia al posto, posizione 113 del ranking FIFA, è la posizione più bassa tra le squadre inserite nel gruppo B, quello dell'Italia. Soltanto il 10% delle ragazze pratica attivamente uno sport, secondo un rapporto dell'agenzia UN Women in Georgia. E addirittura erano in tutto 800 le tesserate in un rapporto UEFA 2017, quindi insomma c'è un abisso tra i due movimenti. Guagni adesso la sua accelerazione, sceglie bene il tempo Tatuashvili, prendendosi anche qualche rischio nell'entrata in scivolata, poi l'anticipo di Rosucci su Rauch, il pallone messo in mezzo però è troppo corto. Cicinazze, adesso l'Italia è un po' scoperta, recupera subito Cernoia su Bakrazze, pallone alzato per Cicinazze, pronta a scattare Cconia, ma su di lei c'è Saragama in anticipo a fermarla, poi Linari con eleganza si libera dell'avversaria diretta, applausi per lei. Guagni, Rosucci, Galli, Guagni, anticipata Rosucci, ma il pallone ancora dell'Italia. Anche perché Rosucci era marcata, forse la soluzione migliore era trovare Girelli che era totalmente libera. Eccola Girelli adesso, non c'è spazio per andare al tiro, cerca Rosucci e poi la prova a piazzarla Giuliano, 1-2 nello strettissimo, proprio al limite dell'area. E questa è la soluzione che dicevo prima, la soluzione degli 1-2, Girelli è molto brava a trovare questo passaggio
cercare proprio a forzare anche lì al limite dell'area all'1-2, perché sorpassare la linea di difensiva così bassa fai fatica, se no. Colpo di testa di Cernoia, pallone che rimane lì, lo gestisce Matvieva, arriva Sabatino, provare a sradicarglielo dai piedi. Cernoia, Sabatino, Cernoia. Si passa da Gama, avanza lei a grandi falcate, poi allarga su Guagni. Giuliano prova a liberarsi della guardia di Tatuashvili, riesce a mettere in mezzo il pallone con i pugni, stava per fare la frittata a Gabunia, un intervento completamente scomposto. Buon per lei che ne sia scaturito soltanto il terzo angolo per l'Italia. La differenza nel ranking si vede anche da queste piccole cose, da questi fondamentali. Dunque terzo angolo per l'Italia, siamo a metà del primo tempo, sempre Cernoia e Giuliano. Battuto troppo corto sul primo palo, recupera ancora Sabatino, il colpo di testa di Guagni, il 2-0 dell'Italia. A segno dunque un altro difensore, Alia Guagni, sesto gol in azzurro per lei al 25esimo. Italia 2, Georgia 0. La conferma che tutte le giocatrici partecipano all'azione offensiva, a maggior ragione se poi troviamo una difesa così, così bassa, così schierata che ti attende. Avere l'opportunità di portare anche i difensori in area di rigore è una cosa fondamentale. Brava Daniela Sabatino a credere a quel pallone. Andiamo da Sara Meini. Beh, due fiorentine in gol, prima Elena Linari, adesso Alia Guagni, ma la concentrazione della panchina è tutta su Laura Fusetti, perché Sara Gama è andata dalla CT Milena Bertolini a dire che ha un dolore alla gamba e probabilmente dovrà essere sostituita. Intanto comunque l'Italia ha allungato le distanze, vediamo la corsa di Gama a proteggere l'uscita dall'area di Giuliani con i piedi. Linari per Guagni, le due autrici dei gol che hanno cominciato a scavare un piccolo solco tra Italia e Georgia. Adesso Cernoia per Sabatino, autrice dell'assist del 2-0. Giuliano allarga su Girelli, si prepara al cross lungo, troppo lungo, prova a tenerlo in campo Bartoli, ci riesce. Si prepara lei adesso per il cross che spiove nell'area piccola. Giuliano tenta di prima battuta con il sinistro, non riesce a dare forza alla conclusione, ma si rimane lì. Girelli ancora le sue finte, fermata da Rauch, poi Rosucci a recuperare. Guagni, Girelli, si fa vedere Cernoia, dall'altra parte Bartoli, Galli, tanto sentiamo Milena Bertolini che sta richiamando Laura Fusetti, sta dicendo quando sei pronta entri subito. Abbiamo sentito da Sara Meinica un problema fisico, la nostra capitana Sara Gama. Si prosegue intanto Rosucci, Guagni, Gama, Linari, Girelli, Rosucci. Ho provato di nuovo l'1-2, si avventa sul pallone Sabatino, pallone che rimane lì, buono per Girelli e ancora un'incertezza di Gabunia, va bene così perché è il 3-0 Italia. A segno anche in questa occasione Cristiana Girelli, 5 partite su 5 in queste qualificazioni europee. Italia 3, Georgia 0 al 28esimo. E anche in questa circostanza è stata molto brava Sabatino a andare subito alla riconquista della palla, così come in occasione del secondo gol, anche questo gol è stato per una sua voglia di riconquistare subito palla e andare direttamente in porta. Andiamo da Sara Meini a bordo campo. Si disseta
Elisa Bartoli e sta per entrare invece Laura Fusetti. Numeri impressionanti davvero per Cristiana Girelli, 37 gol in 71 presenze per la centrale, per l'attaccante della Juventus, che festeggia e adesso sta chiacchierando anche se a distanza con la CT, Milena Bertolini, che oggi per lei ha avuto parole molto dolci ovviamente. E questo è il 13° gol in stagione per Cristiana Girelli in 13 partite giocate appunto in stagione fra campionato, Supercoppa, Champions League e soprattutto nazionale. Non ha segnato soltanto in Champions League. In campionato guida la classifica marcatori con 7 reti dopo 5 giornate. Segno anche in Supercoppa nel 2-0 alla Fiorentina proprio di Alia Guagni. La giocatrice che insieme ad Alia Guagni stanno facendo cose straordinarie sia in campionato che con la maglia azzurra. Bartoli, Cernoia, Rosucci, tenta la conclusione dalla distanza e trova, pizzica la traversa, Martina Rosucci. Andiamo a bordo campo da Saramaini perché c'è il cambio. Sì, ecco il cambio, Saragama sta cercando di capire a chi deve consegnare la fascia da capitano ed eccola qua, sul braccio sinistro di Alia Guagni, capitano anche della Fiorentina, lascia il campo per infortunio la nostra capitana Saragama, al suo posto invece entrerà Laura Fusetti. E anche questo scambio di fascia, no Patrizia, tra due giocatrici che sono state acerrime rivali nella Supercoppa, era davvero... delusissima Alia Guagni alla fine di quella partita e adesso in nazionale proprio loro due comunque che appunto si passano il testimone quanto capitani di questa nazionale. Sì, rivali con i propri club, però poi alla fine sono compagne di squadre nazionali ma sono anche amiche, ma così come tutte le altre giocatrici presenti in campo. Tanto Matvieva la ferma Bartoli. Alia Guagni che proprio del ritiro di Coverciano aveva ammesso, insomma eravamo molto stanche a livello fisico e mentale, poi però dopo appunto le prime tre partite vinte sì, ma con tanta fatica. Tanto vediamo Cernoia che prova ad andare sul fondo, ci riesce, mette in mezzo su Tizze, un pallone che Gabunia fa suo. Dicevamo, Alia Guagni ha detto ci siamo guardate in faccia, abbiamo detto qui questa qualificazione la dobbiamo raggiungere davvero tutte insieme. E da lì le cose sono cambiate, oltre ovviamente al fatto di essere potute rientrare in Italia a sentire il calore e il sostegno del pubblico che anche questa sera qui al Ciro Vigorito di Benevento non sta certo mancando. Anche il fatto di giocare più partite in campionato ti aiuta per trovare una condizione fisica migliore, ti aiuta a poter continuare a giocare le partite in nazionale, anche magari distanti dall'Italia dove non trovi quel calore a cui sei abituato, però comunque intanto ti permette di mettere su minuti, di far inserire nuove giocatrici giovani, così come abbiamo visto nelle partite precedenti. Quindi più il tempo passa e più l'Italia ha solo che la possibilità di migliorare. E lo stiamo vedendo anche questa sera. Bartoli per Rosucci. Pallone indietro per Galli. Carica il destro, respinge con i pugni Gabuni e poi Sabatino tutta sola. Non può sbagliare, un'occhiata al primo assistente, non c'è fuorigioco, c'è invece il 4-0 dell'Italia, in gol pure Daniela Sabatino ed è il gol numero 28 per lei in azzurro. Sì, ma infatti chiedevano il fuorigioco, ma a me personalmente da qui non sembrava, è stata brava in area di rigore un'altra volta a riconquistare una palla vagante, perché l'ha respinta una palla vagante. Adesso andremo a rivedere, eccolo qua. La conclusione respinta da Gabunia e poi sul tiro di Galli, poi davvero con grande freddezza Daniela Sabatino ha messo in rete il poker azzurro. Rivediamo, no, non era assolutamente fuori gioco perché era rimasta bassissima, credo fosse Pasikashvili
Sì. Quindi non c'era assolutamente il fuorigioco. Cicinazze. Passa davanti Linari. E come dicevamo prima, no? Di fare tanti gol, avere l'opportunità di poter concretizzare tutte le azioni che si fanno durante i 90 minuti nelle qualificazioni inizia ad essere una questione importante, anche perché rispetto alla Danimarca siamo un po' indietro. Siamo molto indietro, perché la Danimarca è a più 15, l'Italia adesso con questi 4 gol arriva a più 10. Ma ricordiamo che la Georgia proprio martedì andrà appunto in casa della Danimarca. Danimarca che in questi due giorni è ferma, quindi l'Italia questa sera ha la possibilità di portarsi da sola in testa al girone in caso di vittoria, ma ovviamente le danesi hanno una partita in meno. Sì, è chi contro la Danimarca alla fine che ci giocheremo il primato del girone, questo lo sapevamo già all'inizio, i risultati sul campo stanno confermando le previsioni. Italia che martedì poi giocherà con Malta a Castel di Sangro, Malta che ieri ha pareggiato 1-1 con Israele, poi nel turno, diciamo, tanto seguiamo questa azione, poi continueremo a parlare di calendario, nel turno di marzo sarà l'Italia a riposare. E quindi ci sarà modo nel girone di tornare, diciamo, tutti in parità in quanto a partite giocate. Tornerà in campo poi ad aprile. Cernoia anticipata. Galli con tutta calma a riprendersi quel pallone che Todazze si era allungata troppo. Cernoia, Rosucci. L'Italia che adesso ovviamente deve gestire, siamo al 35esimo del primo tempo, la partita è lunghissima, dunque incrementare possibilmente il bottino di reti senza rischiare nulla, anche a livello fisico. Giuliano se ne va sul fondo, mette in mezzo, trova il quarto calcio d'angolo, noi ne approfittiamo per andare da Sara Meini. Sì, le ragazze che ovviamente stanno sorridendo anche qua in panchina perché si sono rilassate con questo risultato e si sono concentrate su Laura Fusetti dicendo brava Fuso che sta intervenendo bene. È rimasta invece in panchina la capitana Sara Gama, è tra Deborah Salvatore Rinaldi e Giada Greggi, non dovrebbe essere niente di grave per lei, ha sentito un indurimento al polpaccio destro. Intanto Giuliano recupera ancora il pallone proprio sulla limite dell'area di rigore, qualche protesta. La signora Demetrescu segna semplicemente la rimessa laterale. Adesso andremo anche a rivedere l'intervento su Manuela Giuliano. Eccolo qua, da parte di Matvieva. Il contatto c'è stato, forse si è lasciata un po' cadere abbastanza facilmente Giuliano. Sul 4-0 deve essere un rigore netto. Esatto, proprio per essere concesso. Intanto qua il destro potente di Linari deviato, arriva il quinto corner per l'Italia. Con tutta calma adesso sì, adesso non c'è quella fretta di sbloccare il risultato, di incrementare il bottino gol, adesso ci dovrebbe essere invece quella capacità di far viaggiare la palla spendendo meno energie possibile, perché il 12 ci sarà una seconda partita sempre estremamente importante. Giuliano, la versione che spiove dalla parte opposta a Linari, si appoggia indietro su Bartoli, carica lei il destro, stavolta non riesce però a tenere basso il pallone. Ricordavamo appunto i due gol di Bartoli, uno in Israele, l'altro a Malta. Gol pesanti. Pesantissimi, quindi. Situazioni in cui l'Italia stava soffrendo. Furono davvero puro ossigeno. Rosucci in anticipo. Rauch. Una 2002, questo ti fa rendere conto
quanta strada ancora deve fare la Georgia, no? Giocare con giocatrici del 2002 o sono veramente molto forti oppure dietro non c'è niente. Avanti Cernoia in mezzo, troppo lungo per Sabatino, dalla parte opposta Guagni, Girelli, spalle alla porta, non può andare al tiro, allora in orizzontale per Cernoia, libera lei il sinistro, respinto, murato il traversone per Giuliano che prova a girare per Sabatino. Tatuashvili mette fuori, poi invita le compagne ad uscire dall'area, ma non è così facile, non accompagnano, salgono lentamente di passo, non so se sono indicazioni dell'allenatore oppure proprio perché fisicamente sono indietro rispetto all'Italia. Palla per Giuliano, esce su di lei su Tize, Galli, traversone, non ci arriva Sabatino, raccoglie Cernoia, si avvicina all'area, Rosucci, Bartoli, Giuliano, ancora Rosucci, prova a far da sponda per Sabatino, ancora un pallone recuperato, affidato a Giuliano, calcia, chiusa da Rauch. Cicinazze non prova neanche appunto a fermare il pallone, a reimpostare, sempre l'Italia, Bartoli, Rosucci, Girelli, tacco per Rosucci, si può concedere anche qualche finezza, ora l'Italia, Rosucci, Cernoia, traversone troppo basso, ancora un corner per l'Italia, è il sesto. Colpita al volto Pasikashvili, si avvicina all'arbitro per accertarsi che sia tutto ok. Già pronta l'Italia a battere, dopo andremo da Sara Meini. Si allontana Giuliano, rimane soltanto Cernoia. Praticamente tutta l'Italia nell'area della Georgia, infatti il pallone passa. Allontana Calandazze, Giuliano, Bartoli, Rosucci, Linari, Guagni, Fusetti, Bartoli, con calma, continua a ragionare l'Italia, Cernoia, Bartoli, Giuliano, Rosucci e poi la conclusione di Galli, è stata una deviazione ma di una sua compagna, pallone sul fondo e allora noi andiamo da Sara Meini. E non basta, non bastano i quattro gol, Milena Bertolini ne vorrebbe di più perché vede ovviamente che ce ne sarebbe la possibilità, chiede alle ragazze in gergo calcistico questo 1-2, ovvero scambi veloci soprattutto al limite dell'area di rigore per poi arrivare al tiro. La battuta di Gabunia, il colpo di testa di Cernoia, poi l'anticipo di Bartoli su Cicinazze, davvero sembrano quasi non crederci le avversarie, poco reattive anche sui palloni contesi. Cernoia, Rosucci, Fusetti, Guagni, si porta il pallone in avanti, lo scodella in mezzo, questa volta Gabunia, sicura impresa. Ma sai, il fatto di aver fatto 4 gol in 30 minuti, in 35 minuti, comunque ti permette di così di eliminare ogni aggressività, ogni duello, perché la Georgia è al tappeto, la Georgia in questo modo non gli concediamo quello che gli abbiamo concesso all'andata, ossia quello di crederci di poter portare a casa un pareggio. Galli alza il pallone per Guagni, arriva proprio a lei Giuliano di prima, attenzione la parata di Gabunia, che conclusione da parte di Manuela Giuliano, è ottima questa volta la risposta di Gabunia. Bravissima Manuela a tentare il tiro da fuori di prima intenzione e in quella posizione lì ha la possibilità di poter giocare più a ridosso dell'area di rigore e lei con quel tiro lì diventa davvero un valore aggiunto a questa nazionale. Anticipo adesso di Guagni, pallone in mezzo per Girelli,
L'avevamo vista dentro, non ha inquadrato la porta, la determinazione era quella. Davvero di poco. Si vede, attendono soltanto il fischio dell'arbitro che le mandi a riposo, perché sono distrutte, secondo me, non soltanto fisicamente, che sono chiaramente, come si vede, sono molto indietro rispetto all'Italia, ma anche moralmente. Prendere 4 gol nel giro di 30 minuti comunque ti butta giù. Linari. Mancano quasi 2 minuti al 45esimo, vedremo se poi ci sarà, anzi probabilmente sì, del recupero, vista anche la sostituzione operata da Milena Bertolini, lo ricordiamo, al 29esimo Fusetti per Saragama, un piccolo problema fisico per lei. Cernoia. Linari, pallone non precisissimo. Fusetti. Galli, Fusetti. Cernoia. Prova ad uscire su di lei Bakrazze, Cernoia gira subito su Bartoli, Girelli, Italia che fa girare il pallone, fa correre a vuoto le avversarie, palla filtrante per Sabatino, Bartoli offre a Cernoia che colpisce proprio Bartoli. Sembrava un flipper, Linari, Girelli, viene incontro Cernoia, Linari, Galli, Rosucci, Giuliano prova a girare per Sabatino e vediamo che in effetti, come ci ha detto Sarameini, stanno cercando proprio le combinazioni nello strettissimo al limite dell'area di rigore. Giuliano non ha allargato su Guagni. Rosucci per Girelli, ha provato a chiedere l'1-2, colta un po' di sorpresa Girelli. Alla ricerca della giocata, è quello che dicevamo a inizio, è quella giusta, con una difesa così schierata dove non c'è la possibilità di andare in profondità, gli 1-2 a ridosso dell'area di rigore ti permettono di arrivare da solo davanti al portiere. Un minuto di recupero intanto, sta iniziando in questo momento, sempre l'Italia in possesso di palla. Linari, Cernoia, Fusetti, vediamo se ci sarà tempo per imbastire un ultimo attacco. Linari, Cernoia, prova ad accelerare adesso l'Italia, si propone Bartoli, servita, Girelli, ancora Bartoli, prova lei con il destro, colpo di testa di Sutize, al limite Giuliano, ancora per Bartoli, allarga su Girelli, traversone per Sabatino, che gol, doppietta di Daniela Sabatino proprio allo scadere al 46esimo, ma che tocco Patrizia! Molto bello, molto brava ad andare in anticipo, molto brava ad anticipare col piede giusto. E anche Girelli, che in questa partita la troviamo sempre spesso fuori dall'area di rigore come suggeritrice, ma molto bello il cross, molto bello l'anticipo di Sabatino. Non c'è neanche tempo per centrare il pallone perché la signora Demetrescu fischia la fine del primo tempo. Vediamo se c'è tempo invece per riammirare con un replay il tocco di Daniela Sabatino che manda l'Italia al riposo sul 5-0. Eccolo qua il traversone di Girelli e poi il tocco e tutta la gioia di Daniela Sabatino, che davvero sta trovando la sua serata, come abbiamo detto, sotto gli occhi, sotto, dopo l'incoraggiamento ricevuto ieri dal suo idolo Pippo Inzaghi. Allora Italia 5, Georgia 0, noi lasciamo la linea a Franco Lauro e a Donatella Scarnati al loro studio, ci risentiamo poi per il secondo tempo. Pubblicità. Fatture in cloud è molto più che fatture elettroniche e siamo già 350.000 ad utilizzarlo.
mi aiuta a tenere traccia di tutti i pagamenti e ad inviare in automatico solleciti in caso di ritardo. Creare preventivi e inviare fatture è semplicissimo, anche dallo smartphone. In qualunque situazione. Posso far accedere il commercialista alle mie fatture. Oh, così niente sorpresa a fine anno. Vai su fattureincloud.it, provalo gratis e semplificati la vita. Serbatoio disidratato. Scopri Mitsubishi Space Star. Poche gocce per andare dappertutto. Con i consumi tra i più bassi della sua categoria. Con rottamazione tua a partire da 8.750 euro. 7.950 euro con finanziamento. Hai due. Cercavamo il pokerissimo di vittorie. Intanto all'intervallo è arrivato il pokerissimo di reti che andiamo a rivedere negli highlights preparati per noi da Giampaolo Borioni, cominciando subito da una grande opportunità al quinto minuto. L'Italia subito all'attacco, tutta in difesa, le caucasiche, il palo clamoroso a un metro dalla porta di Sabatino, particolarmente ispirata, e vedremo poi perché al decimo Elena Linari, il primo gol in azzurro sulla battuta dall'angolo di Cernoia. La palla taglia tutta la difesa, vedete, e arriva puntuale sull'intervento di testa del difensore dell'Atletico Madrid. Al 18esimo cross dal fondo di Girelli al volo, Cernoia non inquadra la porta, non di molto. L'Italia attacca sprombattuto con l'intensità che voleva il CT Bertolini. Qui è bravissima Daniela Sabatino a recuperare in aria un pallone vagante. Al 25esimo ci crede, serve ad Alia Guagni che di testa mette il sesto gol in azzurro di questa giocatrice fondamentale negli equilibri della squadra azzurra, e siamo 2-0. La capitana Saragama lascia il posto a Laura Fusetti, e al 27esimo arriva il gol di Cristiana Girelli, il gol numero 3 per l'Italia. Rivediamo il pallone ancora una volta recuperato grazie a Daniela Sabatino, il destro non trattenuto. 37esimo gol in 71 presenze, 13esimo stagionale in 13 partite. Poi la traversa scheggiata da Martina Rosucci da fuori area, qui il cambio, vedete, dopo l'infortunio a Saragama diventa capitana proprio Alia Guagni, ed è brava Sabatino che comincia lo showtime personale, recupera la corta respinta di Gabunia sul tiro di Galli da fuori e fa 4-0. 28esimo gol in azzurro per Daniela Sabatino, ispirata, e ora ne parleremo con Donatella Scarnati dall'aver incontrato il suo idolo Super Pippo, allenatore del Benevento, alla vigilia. Qui la gran conclusione, ancora brividi per la difesa caucasica. Girelli ci prova e ci riprova, ma ci prova e ci riprova fino all'ultimo istante del primo tempo anche Daniela Sabatino, che qui offre un preziosismo straordinario di tacco, il gol che porta l'Italia sul 5-0 all'intervallo. Rivediamo il pallone delizioso di Girelli, ma anche il tacco di Sabatino. Donatella. Beh sì, ieri ha incontrato il suo idolo Pippo Inzaghi, ne aveva parlato anche al Mondiale, questi gol di rapina, questi gol da opportunisti in area, però ha segnato un gol bellissimo, noi abbiamo detto anche alla Ibrahimovic, questo gol di tacco veramente molto bello. Allora, se c'è un break, andiamo a un break, poi torniamo ancora per i commenti, altrimenti andiamo avanti. Allora andiamo avanti ancora per questo intervallo. Donatella, chiedevamo intensità e gol, e sono arrivati 5 gol, il palo iniziale di Sabatino, la traversa scheggiata successivamente, insomma, nonostante questo schema 10-0-0, sì, 10-0 perché Georgia sono tutte in difesa, non hanno lasciato nessuno in avanti, e noi abbiamo anche sentito la CT, perché lei vuole altri gol, sa che e le loro ragazze stasera possono segnare altri gol. Ne hanno segnati 5 nel primo tempo, vediamo un po' se continueranno nel secondo tempo. Dicevo bello, di Cristiana Girelli che continua a segnare fra campionato, Supercoppa, Champions League e Nazionale, 13 gol in 13 partite stagionali, una media di un gol a partita. È incredibile, la Girelli sta dimostrando veramente di essere un po' la trascinatrice di questa squadra, perlomeno in attacco. Oh, in attesa di recuperare Giacinti, di recuperare Bonansea, faccio la stessa domanda anche a Tiziana Alla e Patrizia Panico. Perché? Perché con Girelli e la Sabatino, che stiamo apprezzando anche stasera, davvero siamo in grado di andare sul velluto.
Sì, almeno sì, contro questi avversari sicuramente, insomma, dicevamo che Cristiana Girelli è la miglior marcatrice azzurra in attività, sono 37 a questo punto i gol in 71 presenze, ma Patrizia, anche Daniela Sabatino non scherza perché sono 29 in 67. Sì, un inizio di stagione strepitoso per Cristiana Girelli, e poi ricordiamoci anche che l'Italia sta facendo a meno appunto di Giacinti ma anche di Bonanzea, quindi è un'Italia con una trazione anteriore strepitosa da fare invidia a qualsiasi squadra europea. Sì, è un'Italia che sta anche, no, provando a cambiare pelle, inserendo forze fresche, per esempio appunto è stata chiamata al posto di Giacinti, è stata chiamata Deborah Salvatori Rinaldi del Milan, e, insomma, un'Italia che sta provando a cambiare sia per volontà della CT ma anche per necessità, per forza di cose. Sì, anche per comunque vedere giocatrici nuove che si affacciano per la prima volta in campo internazionale come Rinaldi, e poi c'è una giovanissima che è già abituata a giocare partite di parietà con l'Under 17 e l'Under 19, che è Marinelli, giocatrice attaccante dell'Inter, quindi magari proprio in questa partita qui potremo vedere e conoscere volti nuovi, perché con questo risultato ce lo possiamo anche permettere. Quindi adesso c'è un po' anche la curiosità di vedere Franco, se siamo curiosi anche di sapere come sta Sara Gama, se Sara Meni è in grado di fornirci al volo un flash anche sulle condizioni del capitano azzurro. Sì, ci siamo ovviamente informati con il preparatore atletico dell'Italia, che ha avuto modo di parlare con lei. Ha subito un indurimento al polpaccio destro, probabilmente perché lei da qualche tempo ha un problema al ginocchio destro che le ha causato appunto questo infortunio, però sembra che non sia niente di preoccupante. Ovviamente sarà da valutare nelle prossime ore per capire se potrà continuare ad essere disponibile. Grazie Sara, un break e torniamo. Eccoci tornati al Ciro Vigorito di Benevento, squadre in campo pronte a riprendere questa sfida che l'Italia sta dominando 5-0 sulla Georgia. In gol Linari, Guagni, Girelli e poi doppietta di Daniela Sabatino. Non ci sono cambi, la signora Demetrescu, Iuliana Demetrescu rumena, ha dato il via a questa ripresa. Vediamo se cambierà un po' l'atteggiamento della Georgia, ma è difficile pronosticarlo. Georgia che adesso va con questa rimessa laterale, Rauch, anticipata Matvieva, anticipata anche Giuliano, su Tizze, pallone recuperato ancora dall'Italia, Cernoia, Guagni, Rosucci, Girelli, Rosucci, Linari, troppo lungo per Bartoli. Andiamo da Sara Gama a sentire a bordo campo se ci sono novità. Semplicemente Sara Meini, Sara Gama è rimasta all'esterno dello spogliatoio perché è infortunata. Non ci sono novità perché non ci sono stati cambi, ma ci sono almeno tre o quattro giocatrici che si stanno riscaldando. Probabilmente il secondo cambio di Milena Bertolini sarà in attacco, perché si stanno riscaldando Arianna Caruso e Deborah Salvatori Rinaldi. Ovviamente Sara Gama è al centro dei nostri pensieri. Scusate ancora per la confusione. Guagni, indietro per Girelli, il velo Rosucci. Pallone respinto, anche involontariamente, da Calandazze. Pasikashvili ribatte più lontano che può, recupera Linari. Bartoli. Galli. Cernoia. Rosucci, Giuliano, chiama palla al limite, pronto a darlo a Girelli per trovare il corridoio. Rosucci, Bartoli,
non riesce a superare Gabunia, ma si era alzata anche la bandierina della seconda assistente Michela Tepusa, dunque era in posizione di fuorigioco Elisa Bartoli. Ma ancora abbiamo ricominciato Patrizia Panico con le stesse combinazioni strette, quelle che ha chiesto Milena Bertolini per tutto il primo tempo. Assolutamente sì, poi quando ti rendi conto che con queste combinazioni riesci ad arrivare in porta tu per tu col portiere, è chiaro che continui su quella strada. Dovrebbe cambiare invece strada tattica la Georgia, ma sembra in grado di farlo. Linari. Sì, questo è il grande dubbio, no? Dici, finora ho fatto questa strategia, mi ha portato a prendere 5 gol, cosa faccio? Cambio strategia, sono in grado di cambiarla? Noi non lo sapremo mai, perché le qualità e le caratteristiche delle giocatrici le conosce sicuramente meglio il loro allenatore. Intanto Giuliano su Tizze protegge, passandole davanti, l'uscita di Gabunia. Che davvero viene da chiedersi se non ci fosse lei, no, al centro della difesa. Quante goleade in più subirebbe questa squadra. Sì, sì, è la giocatrice che sia oggi, ma soprattutto all'andata ci ha così tolto tanti, cioè ha tolto alla propria squadra tanti pensieri, ecco. Rosucci. Prova a metterle pressione Bacrazze, se ne libera con eleganza, mettendo in movimento Bartoli, sulla quale entra in maniera scomposta Pasikashvili, non prende provvedimenti disciplinari la signora Demetrescu, anche se forse un cartellino giallo, no, infatti eccolo qua, il cartellino giallo adesso viene estratto, era da punire con un'ammonizione questa entrata completamente fuori tempo di Pasikashvili. Completamente in ritardo su Bartoli, è vero che lei è molto brava, veloce a spostare la palla all'ultimo secondo, però era nettamente in ritardo. Si rialza un po' dolorante Elisa Bartoli, prende il suo posto, ma è una combattente. Cernoi e Giuliano che confabulano vicine al punto di battuta, danno un'occhiata alla disposizione delle compagne, due in barriera, ne mette Gabunia, un'occhiata anche a Milena Bertolini da parte di Emanuela Giuliano. E poi lascia a Cernoia con il sinistro proprio per Giuliano e scarica il destro, non si è mossa Gabunia, ha valutato ovviamente sul fondo questo pallone. Sì, solo lei l'ha valutato così, così sul fondo, perché era un tiro veramente da impensierire questo. Anche perché girava. Ha ostentato tranquillità massima il portiere georgiano. Adesso Cicinazze finisce per portarsi il pallone in fallo laterale. Bartoli per Linari, che ha aperto le marcature al decimo, trovando, lo ripetiamo ancora una volta perché lo merita, il suo primo gol in azzurro. Adesso mette la quinta Alia Guagni, che accelerata supera anche la seconda avversaria, ha lasciato sul posto prima Rauch, poi Tatuashvili è riuscita a rinvenire, a fermarla in angolo. È davvero un'accelerazione entusiasmante. Giuliano adesso cerca il fondo, lo trova, cross basso per Rosucci e arriva il sesto gol dell'Italia, il primo della serata per Martina Rosucci, il suo terzo in nazionale. Italia 6, Georgia 0. Ancora un pallone recuperato e difeso e lavorato con caparbietà, questa volta da Manuela Giuliano. Sì, ha messo dentro questa palla bassa che con tutta la difesa schierata è possibile che possa passare, invece un rinvio sporco, è stata bravissima lesta e veloce Martina a mettere la palla dentro. Sono molto contenta perché lei ha passato un periodo di un infortunio abbastanza brutto, lungo, è rientrata ma ha avuto anche pochi minuti nel mondiale a disposizione per poter mettersi in mostra.
Linea Sara Meini a bordo campo. È pronta la seconda sostituzione, si stava riscaldando dall'inizio della ripresa Deborah Salvatori Reinaldi, che è pronta ad entrare. Abbiamo detto per lei prima convocazione, sta arrivando anche a questo punto la prima presenza, dunque un'altra ragazza che ricorderà questa serata del Vigorito per tutta la vita, oltre abbiamo detto ad Elena Linari, arrivata al suo primo gol in azzurro. Cernoia, Galli, Linari, Bartoli, Girelli, Giuliano, Girelli, pronta a scattare Galli, Galli, esce Gabunia, poi Cernoia, riprende Girelli, prova a piazzarla, incrocio dei pali. Che azione, davvero entusiasmante quest'Italia, al netto ovviamente della abissale differenza tecnica con l'avversario. Sì, ma giocate bellissime, perché l'inserimento di Aurora è stato un inserimento fantastico, e il tiro a giro di Cristiana Girelli che colpisce l'incrocio dei pali, e quelle sono cose che vanno al di là delle differenze tecniche, fisico-atletiche. Quando Cristiana Girelli ha tempi di giocate fa cose straordinarie, qui il livello, il ritmo è molto basso, lei quando ci sono i ritmi bassi si esalta. Esce tra gli applausi Daniela Sabatino, e dunque al suo posto con il numero 19 fa il suo esordio Deborah Salvatori Reinaldi, attaccante del Milan. C'è un cambio anche nella Georgia, richiamata con il numero 9 Ciconia, entra con l'11 Mariam Danelia. Giocatrice che era entrata, che era partita titolare nella gara di andata, una giocatrice che si mette in mezzo al campo, è un interno di centrocampo, non cambia assolutamente nulla, ve lo dicevamo prima, né di atteggiamento né di caratteristiche. Intanto un punteggio tennistico potete leggere nella nostra grafica, Italia 6, Georgia 0, stiamo avvicinando la Danimarca, a questo punto siamo a più 12 come differenza reti, ma lo ricordiamo ancora una volta, Danimarca è ferma per questa tornata. Guagni, il traversone messo fuori da Sutize. Invece la differenza di caratteristiche tra Sabatino e Reinaldi. A Reinaldi piace muoversi molto di più, è una giocatrice che cerca spesso la profondità, va ad allungare le difese avversarie. E poi come Sabatino è una giocatrice d'area di rigore, è una giocatrice che se ha un pallone vagante lo fa suo. Pallone rilanciato il più lontano possibile, raccolto da Fusetti, Cernoia, Girelli, prova a allargare per Guagni, si intromette Rauk, adesso Matvieva resiste due contrasti, poi allarga sempre su Rauk, che esce dall'impasse facendo carambolare il pallone su Cristiana Girelli, guadagnando un attimo di respiro per poter rimettere in campo il pallone proprio per la nuova entrata Danelia. Poi Tatuashvili, colpo di testa di Guagni, Matvieva in anticipo, Galli le passa davanti, Fusetti, Laura Giuliani, che a parte un paio di interventi di meno che ordinaria amministrazione, altro non ha fatto in questa serata. Eccola la nuova entrata, Salvatori Reinaldi prova a proporre in mezzo all'area sul secondo palo, dove si impegna ad arrivare Cernoia, pallone troppo lungo sul fondo. Andiamo a sentire Sara Meini a bordo campo.
Vai dentro, Debbie, vuol dire entra all'interno dell'area di rigore. Queste le indicazioni della CT Milena Bertolini per Deborah Salvatore Rinaldi, che ha provato un cross, in realtà stava chiedendo la palla al limite dell'area di rigore proprio Cristiana Girelli. Rauk, Tatuashvili, intercetta Cernoia, pronta a ribaltare l'azione. Girelli torna sui suoi passi, chiama in avanti Guagni. Linari. Rosucci lascia a Bartoli, poi le restituisce il pallone sulla corsa. Va a puntare Akersvili, poi Giuliano. Galli. Girelli prova a girarsi tra due avversarie. Cernoia. Scarica il sinistro in maniera goffa con i piedi, ma efficace Gabunia, alza sopra la traversa. Sì, in effetti è stata una parata stranissima, perché si è tuffata da una parte e la palla invece era dall'altra parte. Sì. Però è riuscita a rimediare appunto con i piedi. Inquadrata intanto Milena Bertolini, mentre vedete che ha cominciato a piovere sul Ciro Vigorito di Benevento. Si allunga la lista dei corner battuti dall'Italia, nessuno ne ha battuto la Georgia. Al volo Girelli colpisce male. Bartoli. Guagni spostata a sinistra con il suo mancino in mezzo per il tentativo di deviazione di Fusetti. Anche questa palla di Alia Guagni perfetta, alle spalle della linea difensiva, bastava veramente impattarla e la palla sarebbe entrata da sola per la forza e la precisione nella trasmissione di questa traversione. Dunque è andata vicino al suo primo gol anche Laura Fusetti. Rosucci, Giuliano, colpisce male. Andiamo da Sara Meini. Perché arriverà il momento a breve anche di Arianna Caruso, sarà lei la terza giocatrice che entrerà sul terreno di gioco. Vediamo al posto di chi. Tanto ovviamente, Patrizia, i ritmi rispetto al primo tempo si sono un po' abbassati, ma l'Italia ogni tanto ha delle accelerazioni. Intanto c'è a terra anche la numero 8 Cicinazze. Vedremo se entrano i medici, vedremo se avrà bisogno del cambio, ma dicevamo, l'Italia sta gestendo e quando c'è l'occasione affonda. E un gol l'ha fatto, un altro l'ha sfiorato, anzi due ne ha sfiorati, perché c'è anche l'incrocio dei pali di Girelli. Sì, è inevitabile che i ritmi si abbassino quando comunque sei in vantaggio di tanti gol. L'avversario non fa partita, aspetta soltanto di rubare palla, di spezzare il gioco, di interrompere la gara, quindi è inevitabile. Però questo ci permette di poter risparmiare energie facendo correre palla e all'occasione giusta trovare quel varco per andare in rete. Abbiamo visto inquadrate intanto Cicinazze a bordo campo. Mi sembra che i medici georgiani abbiano chiesto il cambio, dunque Georgia momentaneamente in 10, mentre Guagni si produce nell'ennesimo affondo in scivolata. Questa volta Tatuashvili riesce in qualche modo a fermarla. Diciamo che è stato più il campo a fermare Guagni, era finito, non aveva più spazio davanti a sé, ha tentato un ultimo allungo ma gli si era ristretto lo spazio. Tanto pronta ad entrare Arianna Caruso, come ci aveva preannunciato Sara Meini. Uscirà o Cernoia o Rosucci, credo più Cernoia. Giuliano intanto, Girelli, Rosucci, Bartoli. Rosucci si porta avanti il pallone, carica il destro, colpisce proprio Girelli. Anticipo di Linari, anche lei cerca gloria con il sinistro, chiede una deviazione, non la concede la signora Demetrescu, concede invece il cambio, esce proprio Martina Rosucci, anche lei tra gli applausi. Tanti applausi per lei, al suo posto dunque
Arianna Caruso, l'abbraccio caloroso che è la sua sola seconda presenza in nazionale. Altra juventina. E ovviamente quando si delineano queste situazioni è anche bene far fare, mettere minutaggio ed esperienza nelle gambe delle ragazze che ne hanno di meno. Assolutamente sì, anche per dare anche un po' il senso del ritmo internazionale a chi è alle prime gare. Rincorre Salvatore Rinaldi, prova a guadagnare un calcio di punizione, la rimessa invece è georgiana. Intanto Cicinazzi invece si è rialzata e ha ripreso il suo posto, mentre la Georgia regala rimessa laterale all'Italia. Bartoli deve, ha guadagnato un po' troppi metri. Linari, Cernoia, non è proprio per Caruso. Bartoli se lo trascina oltre la linea del fallo laterale. Sì, perché il passaggio di Caruso era leggermente indietro, non è stata così attenta Bartoli, non ha potuto a causa della piccola imprecisione di Caruso poter controllare meglio la palla. Giuliano adesso, avanza lei, Giuliano libera il destro, ancora murato da Sutize. Ancora un tentativo, stavolta di Caruso, ormai sembra quasi un tiro a bersaglio. Galli, Fusetti, ma è talmente affollata in quella zona del campo, Patrizia, che a volte sono state proprio le azzurre a respingere i tiri scoccati dalle proprie compagne. Bartoli, pallone che non passa, Pasikashvili allontana, recupera a Cernoia, limite dell'area, Girelli non riesce a girarsi, Guagni però accelera, lascia sul posto ancora una volta Rauch, va sul fondo, mette in mezzo, chiusura in angolo di Tatuashvili. Si alza l'incitamento Italia-Italia da parte dei ragazzi, dei bambini vicini proprio alla bandierina dalla quale verrà battuto questo calcio d'angolo. Parlano ancora Cernoia e Giuliano. Si allontana Giuliano, Cernoia indietro per Galli, tenta la battuta al volo con il destro, stava per uscirne fuori un'altra meraviglia. Pallone sul fondo, intelligentissima Cernoia. La squadra, la Georgia tutta schiacciata nell'area di rigore, ha lasciato questo spazio invitante per Galli, bravissima a cercare questa sorta di tiro cross, no? Sul secondo palo, che poteva intervenire anche Linari appostata proprio sul secondo palo, ma è uscita anche questo tiro, è uscito davvero di poco. Quello che sorprende in positivo di questa serata, Patrizia, dimmi se sei d'accordo, è anche appunto la varietà di soluzioni offensive che l'Italia sta mettendo in mostra. Assolutamente sì, come dicevamo inizio del primo tempo, dicevamo le soluzioni quando trovi una difesa così schiacciata, una squadra così chiusa, è proprio quella di aggirarle, come sta facendo intanto Giuliano, come sta facendo in questo caso Guagni. Esatto, o aggiri questa linea di difesa o le triangolazioni e le giocate veloci al limite dell'area con gli 1-2 o i tiri da fuori. Rivediamo il colpo di testa di Giuliano, anche in un'ottima posizione, ha provato a schiacciarla, non è riuscita ad angolarla di meno. Pallone che è finito sul fondo. Sì, non è proprio il suo forte, ecco, il colpo di testa. Colpo di testa invece di Cernoia. Caruso, Giuliano. Caruso. Salvatore Rinaldi prova a servire Girelli, anticipata, recupera Cernoia,
1-2, ripetuto con Bartoli, pallone sul destro, andata a cercare la testa di Salvatore Rinaldi, poi Girelli recupera ancora palla, si scontra con Sutize, protesta il pubblico, poi Giuliano, secco il destro, ma centrale Gabunia blocca tutto, le proteste del pubblico per quello scontro, per quel body check di Sutize su Girelli. Andiamo a rivedere prontamente, aveva rubato un pallone e non era solo un body check, c'era anche una gamba a fermare l'incursione di Cristiana Girelli. Lasciato proseguire Demetrescu. Giuliano ci sta provando in tutti i modi, questa palla un po' per sfortuna, perché ricordiamo tutte le volte che ha calciato in porta lei ha preso sempre lo specchio tranne che una volta. Giuliano che è tornata al gol in nazionale proprio nell'ultima partita a Palermo con la Bosnia, dopo mancava da tanto questa soddisfazione, ma adesso siamo sicure che da questa posizione, no, più avanzata, potrà essere più decisiva, trovare anche più gioie personali. Tanto un altro cambio pronto nella Georgia, pronta ad entrare con il numero 10 Anna Ceminava, probabilmente per dare il cambio a Cicinazze. Ceminava che è l'autrice dell'unico gol segnato dalla Georgia in queste qualificazioni europee, proprio nella prima partita nel 7-1 in casa della Bosnia. Poi la Georgia ha perso, abbiamo detto, 1-0 in casa con l'Italia, 2-0 in casa con la Danimarca, e ora è sotto di 6 gol, 6-0 qui a Benevento. Una bellissima Italia, convincente nella testa, nel punteggio, nella lettura della gara. Girelli, Cernoia, Sutize a spazzare, intanto si è rimessa a sedere in panchina Ceminava, cambio per il momento rimandato. Caruso, Girelli, Galli, Guagni, Girelli lascia scorrere Giuliano, spalla alla porta, non ha provato a liberarsi per il tiro, preferito far proseguire l'azione. Guagni, tentato un tunnel, questa volta non riuscito. Tatuashvili sbaglia, recupera ancora Galli, danza sul pallone. Fusetti, Linari, Bartoli, si propone a sinistra Cernoia, viene servita. Linari in verticale, lascia scorrere Girelli, la chiusura di Sutize, si prosegue, il pallone non esce. Fusetti per Linari, Bartoli, Salvatore Rinaldi non riesce a servire Giuliano. Matvieva subito circondata da avversarie, c'è stato anche un fallo, subito battuto il calcio di punizione, non c'è tempo per procedere alla sostituzione che la Georgia sta per chiamare. Bartoli, Giuliano, si propone Guagni, va a cercare Giuliano, Guagni in palleggio, prova a superare Rauch, riceve un pestone, si accascia a terra, è semplicemente calcio d'angolo, ancora le proteste del pubblico. Intanto eccolo il cambio per la Georgia, esce proprio la capitana Matvieva, quindi non Cicinazze, e al suo posto con il numero 10 entra Anna Ceminava. Sì, avevo visto Matvieva con qualche problemino, forse anche di crampi, anche perché è la sua prima partita, il suo rientro in nazionale, i ritmi internazionali, poi con i ritmi che ha dettato l'Italia è chiaro che può subirne anche il fisico. Però vediamo Guagni intanto a terra. Intanto abbiamo rivisto, c'è stato più che un pestone, un colpo alla tibia, mi è sembrato fortuito. Tanto andiamo anche a sentire Sara Meini.
Beh, c'è un po' di preoccupazione in panchina tra le giocatrici, ma soprattutto la CT Milena Bertolini, che ha invitato anche i medici a recarsi velocemente all'interno del campo per vedere le condizioni appunto di Alia Guagni da vicino. Dicevate prima giustamente dalla postazione che Emanuela Giuliano le sta provando davvero tutte. Nel frattempo è stata chiamata anche la Barella per entrare sul terreno di gioco e tutte le giocatrici sono intorno alla sua compagna, alla Alia Guagni, stanno chiedendo addirittura il cambio, ma probabilmente i medici non si ricordano che l'Italia ha già effettuato tutti i cambi a disposizione. Dicevamo di Emanuela Giuliano, non soltanto lei sta cercando il tiro e il gol da tutte le posizioni e in tutti i modi con i piedi e con la testa, ma anche le compagne la stanno cercando per aiutarla a fare gol. Intanto le compagne stanno provando a confortare Alia Guagni, che come vedete ha le mani sul volto, tanto dolore per lei, speriamo che sia solo quello, nulla di più grave. Che impressione ti sei fatta, Patrizia, del contatto? A me è sembrata una botta, però non ne sono sicura, mi è sembrato proprio un colpo ricevuto mentre lei stava per calciare la palla. Adesso si rialza dolorante, la Barella è là già lì vicino, preoccupata. Vediamo Milena Bertolini passeggia davanti alla propria panchina, osserva cosa accade. Ancora fittissimo il capannello intorno ad Alia Guagni, che però vediamo in piedi, anche se non esce con la Barella ma viene aiutata ad uscire. No, non credo che possa rientrare, no. Perché se certo, Alia sì. Esce in questo modo dal campo è proprio perché è una cosa molto dolorosa. E dunque l'Italia sarà costretta a concludere questa gara in 10, più di un quarto d'ora al termine, come vedete dalla grafica. Vedremo magari poi se, tornando verso la panchina, anche insieme ai sanitari Sarameni riuscirà a capire meglio di cosa si sia trattato. Intanto il pallone in mezzo, un altro flipper, è andata la conclusione. Salvatore Rinaldi ha trovato una deviazione, dunque un altro corner per l'Italia. 6 nel primo tempo, 5 nella ripresa. Eccolo il primo piano, sofferente, quasi in lacrime per il dolore probabilmente, Alia Guagni. Cernoia intanto per Bartoli, un controllo non dei migliori, aveva provato a stoppare per aprirsi la strada al tiro. Insegue adesso il pallone, lo recupera Linari, poi lascia a Bartoli. L'Italia che continua ad insistere, pallone in mezzo di Caruso, la rovesciata di Salvatore Rinaldi. Applausi che scrosciano per lei, ci vuole anche coraggio solo a pensare una soluzione del genere. Ma Deborah questi colpi ce li ha, è una giocatrice a cui piace molto l'acrobazia, piace molto colpire la palla di prima in area di rigore, soprattutto quando c'è la possibilità di creare un gesto tecnico aereo. Andiamo da Sara Meini intanto. Allora, innanzitutto Alia Guagni non ce la fa a rientrare sul terreno di gioco e questa è la prima notizia. Probabilmente si è infortunata anche lei al polpaccio destro, è proprio lì dove ha il ghiaccio. Dobbiamo capire se è solo il polpaccio o anche qualcosa di importante invece al ginocchio. Adesso l'Italia si schiererà con 3 giocatrici in difesa. La CT Milena Bertolini ha fatto spostare infatti subito sulla fascia destra Elisa Bartoli. Fusetti, Linari, Cernoia, Caruso, cercare Salvatore Rinaldi, troppo corto il pallone di ritorno per Caruso, ma c'è Cernoia, Giuliano. Fusetti, si allarga Bartoli a destra, Fusetti però si ferma,
lascia ancora a Giuliano. Gli applausi che sentite della tribuna sotto la nostra postazione sono per Alia Guagni, che sta tornando verso la panchina. Credo che si fermerà lì, sicuramente andrà negli spogliatoi. Abbiamo visto fare un gesto. Il ghiaccio è proprio sul polpaccio. Abbiamo visto fare un gesto ad uno dei massaggiatori, come per dire è un problema muscolare. Sì, diciamo che calciatori e calciatrici hanno sempre l'idea di quando c'è un problema muscolare di essersi un po' stirati, però è una giocatrice esperta, ha già avuto diversi infortuni, quindi sa l'entità e la gravità dell'infortunio. Speriamo davvero non sia nulla di serio. Intanto Pasikashvili mette in fallo laterale, ricordiamo Italia in 10 per questo finale di gara. Il fallo adesso di Galli su Todadze. Intanto Alia Guagni rimane lì nei pressi della panchina. Vengono prestate le prime cure, si continua ovviamente con il ghiaccio. Un peccato per lei, perché stava veramente in forma, sì. lo stavi dicendo. Sì, veramente una tra le migliori in assoluto quest'oggi, ma poi anche un inizio di stagione importante sia nel club che in nazionale. Girelli, Salvatori Rinaldi, pallone di ritorno per Girelli in posizione regolare, va a puntare su Tizze, le sue finte, mette in mezzo, non riesce Caruso ad arrivare su quel pallone per un soffio. Bacrazze, eccola Caruso che ha recuperato. Cernoia, palla che non passa. Cicinazze, attaccata da Cernoia, che le stratica il pallone tra i piedi, adesso si combatte in maniera anche molto decisa. Cernoia, palla per Giuliano. Giuliano, la conclusione, porta non inquadrata sull'appoggio di Salvatori Rinaldi. Intanto giustamente c'era da assegnare la fascia di capitano, andiamo da Sara Meini. Perché la CT Milena Bertolini, scherzando, le ha detto: Cristiana, ma la fascia del capitano va a destra o a sinistra? E lei ha risposto correttamente, ovviamente sul braccio sinistro. C'è invece preoccupazione sulla panchina azzurra per quello che riguarda le condizioni di Alia Guagni, alla quale è stato chiesto più volte: ma dove ti sei fatta male, Alia? E lei sta rispondendo: non lo riesco a capire, perché è nella parte alta del polpaccio destro. Dovremo vedere se sarà interessato anche invece il ginocchio. Speriamo di no. Intanto vediamo Sara che si sta avvicinando anche Saragama ad Alia Guagni, entrambe costrette ad uscire per problemi fisici. Sì, adesso l'Italia, come dicevo anche prima, no? Proprio a inizio secondo tempo, la cosa importante adesso è quella di non sprecare energie e non farsi male, quindi cercare di muovere la palla il più velocemente possibile, perché magari anche quando perdi 6-0 ti entra anche un po' di cattiveria, no? Di cattiveria, ti fa entrare anche in maniera scoordinata sulla palla, meglio evitare qualsiasi tipo di scontro. Eh sì, abbiamo visto degli interventi un po' più decisi in questi ultimi minuti, abbiamo visto anche un altro cartellino giallo che è stato mostrato a Todadze. Sì, magari anche un po' di stanchezza non ti fa essere lucido proprio nell'intervento, quindi è meglio far scorrere la palla. Esatto, pallone sul fondo. Osserva Milena Bertolini. La Sabatino. Mentre Gabuni è pronta a rimettere in gioco il pallone. Giorgia che non ha cambiato di una virgola il proprio atteggiamento anche in questa ripresa. Quindi sicuramente ci sono ovviamente anche dei limiti, no? Non dipende solo dalla volontà. Sì, sì. Ci sono dei limiti tecnici evidenti. Assolutamente, però metterle un po' più a proprio agio piuttosto che far buttare palla e costringere sempre a difendersi in area di rigore, forse sarebbe la cosa un po' più equilibrata. Almeno provarci.
Non si agita più di tanto il CT Levan Bajelidze in panchina alla guida della nazionale femminile dal 2016. Carriera prima da giocatore, poi da allenatore, sempre spesa sempre in Georgia. Ha vinto il titolo nel 2006, ma insomma ovviamente i livelli sono ben diversi. Galli per Giuliano, stop a seguire, troppo lungo. Peccato, bravissima, ottima, ottimo questo tentativo di controllare con l'esterno destro in corsa. Gesto difficile, l'ha eseguito molto bene, peccato che se l'è allungato un po' troppo. Non trova il pallone Cicinazze, alle sue spalle c'è Cernoia. Galli per Caruso. Galli. La difesa comunque è rimasta a 4 perché Cernoia ha preso il posto di Guagni qui in basso a sinistra. Caruso, poi Bartoli resiste alla prima carica, poi viene cinturata, messa giù, calcio di punizione Italia. Si avvicina al punto di battuta con tutta calma Manuela Giuliano. Adesso probabilmente insomma anche l'Italia non vuole spingere più di troppo sull'acceleratore. Intanto qui vediamo che si rialza, fasciatissima, dolorante, Alia Guagni, con stampelle precauzionali chiaramente per non far poggiare il piede. Battuta di Giuliano, Rauch in qualche modo quasi schiacciata il pallone sui piedi. Comunque Gabunia l'ha bloccato, sta per effettuare anche l'ultimo cambio la Georgia, pronta a entrare Nadia Danelia. C'è già in campo Marian Danelia e gli applausi che sentite accompagnano l'uscita dal campo di Alia Guagni mentre Galli manovra. Linari per Girelli. Bartoli, il traversone chiuso da Ceminava, riprende ancora Bartoli, mette in mezzo per Galli che non inquadra la porta. Era stato ottimo l'appoggio di Salvatore Rinaldi, ha colpito troppo. Sì, però non si è resa conto che stava arrivando da dietro Girelli. Quel tocco ha messo in fuorigioco Girelli e non poteva più intervenire sulla palla. Ha favorito l'inserimento di Galli e però si è ritrovata palla sul sinistro. E eccolo adesso l'ultimo cambio operato dalla Georgia. Come detto, esce Cicinazze con il numero 6, entra Nadia Danelia. Mentre Gabunia è pronta a rimettere in gioco il pallone. Tutte ferme in mezzo al campo. Battuta più lontano possibile. Pallone che sfila. Prova ad andare Ceminava, travolgendo Bartoli. Arriva subito la signora Demetrescu a raccomandarsi. Calma. In irruenza, abbiamo rivisto lo spintone ai danni di Bartoli. Tanto fiscalissima la direttrice di gara. Finalmente si può riprendere a giocare. Galli, Fusetti, Linari, Cernoia. Giuliano. Galli. Altro per Girelli. Salvatore Rinaldi, Fusetti, Galli, prova il cambio di gioco, non calibra bene, pallone sul fondo, chiede scusa, ma quanti palloni lavorano sia lei che Valentina Cernoia. Sì, sì, poi non cercano soltanto aperture esterne, cercano spesso l'imbucata centrale a tagliare
i quattro centrocampisti avversari e lo trovano spesso queste filtranti comode per gli attaccanti. Ecco la cernoia, ma c'è stata la spinta di Galli, punita. Vedi, difesa a 4, è un 4-3-2, abbiamo tolto il tre quarti, Giuliano che si è messa in interno sinistro e Cernoia è scalata dietro. Pasikashvili prova a scambiare lei con Bakradze, la chiusura di Cernoia. Comunque avere una giocatrice come Cernoia che ti può ricoprire più ruoli sia del centrocampo ma anche in difesa esterna è veramente una fortuna questa. Giocatrice preziosissima. Va via Bakradze, il cross di Nari sul pallone su un'avversaria che finisce a terra, forse si trattava di Rauch, sì, sembrava strano che fosse lei in quella posizione. Rivediamo ancora questa situazione, è arrischiato un po' Linari, si è lasciata andare Rauch appena si è sentita contrastata. Sì, abbiamo rischiato. È un peccato, non deve succedere, perché lo diciamo, l'abbiamo sempre detto dall'inizio di queste qualificazioni, la differenza reti è fondamentale. Bisogna mantenere alta la concentrazione, l'ho detto anche ieri Milena Bertolini, in queste gare basta un piccolo calo e possono nascerne guai. Bartoli per Galli, finita a terra nel contrasto con Sutize, si prosegue, Bartoli recupera, Girelli per Galli, ha provato anche lei un colpo di tacco, non c'erano compagni alle sue spalle, recupera però ancora Linari. Noi ricordiamo che l'Italia è in 10 dal 73esimo per l'infortunio di Guagni, con la CT Bertolini che aveva esaurito le sostituzioni. Salvatore Rinaldi va alla conclusione, respinta Linari, pallone che rimpalla, arriva Giuliano, va con grande intelligenza a chiamare al fallo Bakradze, a guadagnare il calcio di punizione. Sì, perché non è andata a contrasto, è andata a proteggere la palla e inevitabilmente ha conquistato il fallo, impedendo una potenziale ripartenza con la squadra scoperta. E invece l'Italia si ritrova a battere il sesto calcio d'angolo di questa ripresa. Siamo ormai al 90esimo. Appena Saramini ha idea anche di quanto recupero verrà concesso, che tanto vediamo Giuliano, il pallone che passa su Tize, ci mette il piede, la palla indirizzata proprio all'angolino più lontano. Dicevamo del recupero, sarà probabilmente cospicuo per i minuti necessari a soccorrere Alia Guagni. 4 minuti di recupero, infatti pensavo anche di più. Galli dietro per Giuliano, tenta ancora una conclusione, questa volta sfila vicinissima al palo alla sinistra di Gabunia. Non ci sono deviazioni, sembrava di sì, infatti questo sta chiedendo Manuela Giuliano. Angolo che non viene concesso. Siamo già entrati dunque nei minuti di recupero, 3:20 al termine. Girelli per Caruso, fallo su di lei, già battuto. Bartoli, Linari, Giuliano d'esterno per Cernoia. Pallone che stava per diventare quasi una conclusione. Gabunia lo rimette giù senza troppo affannarsi, pronta a rimetterlo in gioco.
anche perché ormai affannarsi ora non lo hanno fatto per 90 minuti. È stata una dichiarazione di intenti evidente, tanto Ceminava perde palla, Galli la strattona un po' per la maglia ad Anelia e alla fine arriva il fischio della signora Demetrescu. Pallone che è uscito, no, infatti viene concesso il calcio di punizione all'Italia. Linari. Linari si avvicina all'area, tenta addirittura una conclusione. C'è un tocco di mano, questa volta è stato visto. E dunque l'Italia guadagna un calcio di punizione da, da posizione molto interessante. Con diverse giocatrici abili nei calci piazzati, Girelli, Giuliano, Linari e col mancino Cernoia. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, ma sembra proprio Girelli quella più convinta a calciare. Si allontanano tutti. Si allontanano tutte. Infatti. Dice qua, ci penso io. Un minuto e 15 al termine di questa partita. Barriera foltissima della Georgia. Anche tre azzurre a distanza regolamentare ad ostacolare la visuale di Gabunia, che davvero così vede poco e niente. Vedete, anche tre azzurre ai limite dell'area piccola, dovranno essere lestissime ovviamente a rientrare dalla posizione di fuorigioco sul primo passo. Infatti eccolo qua il fischio, si aprono tutte e poi prova a piazzarla a Girelli, e questo era davvero uno schema studiatissimo. Avete visto come sono rientrate le tre dall'area piccola, come si sono aperte tutte le altre, ma Cristiana Girelli non ha trovato lo specchio della porta. Di poco, anche questo di poco, anche perché ha scelto di non tirare forte ma semplicemente piazzare. Colpo di testa di Galli, poi Salvatore Rinaldi, Caruso finisce a terra. Linari, Galli, ma arriva il triplice fischio della signora Demetrescu. Finisce qui dunque l'Italia con un punteggio tennistico, batte la Georgia, si conferma a punteggio pieno l'Italia che va a quota 15, dunque 5 vittorie su 5 e davvero una differenza reti incrementata, praticamente raddoppiata, perché si partiva da più 6 e adesso siamo a più 12. Patrizia, questa è una conseguenza dell'espressione che c'è stata oggi in campo, un'espressione che ha trovato diverse soluzioni offensive, soluzioni interne, soluzioni esterne. È stata una squadra che ha meritato questo divario. Allora ricordiamo anche la successione dei gol: aperto Linari al decimo del primo tempo, suo primo gol in azzurro, poi raddoppio di Guagni al 25esimo, Girelli al 28esimo, poi in chiusura di tempo doppietta di Sabatino 32esimo e 46esimo, e in apertura di ripresa al 52esimo Rosucci. Ma io vedo Sara Meini con l'ACT Bertolini, le lascio la linea. Sì, lascerei subito la parola all'ACT, sono state brave, così ha detto al termine della partita. È così? Sì, oggi sono state brave, hanno approcciato bene alla partita, hanno sbloccata subito e poi credo insomma che abbiano anche fatto una bella prestazione. È chiaro, poi dopo magari sul 5-0 il secondo tempo c'è stato un po' di rilassamento, credo che sia anche normale, però le ragazze sono state brave oggi. Non era facile inizialmente, perché questo modulo schierato in campo dalla Georgia, questo 10-0, aveva un po' messo non in difficoltà certamente l'Italia, però insomma doveva fare in modo che l'Italia avesse pazienza. L'Italia questa pazienza ce l'ha avuta e poi ha sbloccato subito la partita, 3 gol in 30 minuti. Sì, sono state brave, perché all'andata noi avevamo avuto un sacco di difficoltà, ma non solo noi, anche la Danimarca. Le ragazze sono state brave perché hanno sempre cercato di giocare, tenere palla a terra, fraseggiare gli 1-2 e poi insomma, quando riesce a sbloccarla subito, poi dopo le cose vanno meglio. Però hanno avuto l'approccio e l'atteggiamento giusto. Adesso c'è da fare i conti con gli infortuni, perché già delle giocatrici importanti sono assenti per infortunio ed oggi si sono fatte male prima Sara Gama e poi Alia Guagni, due giocatrici davvero importanti per voi. Sì, ma questo è un gruppo formato da 23 giocatrici dove tutte sono importanti,
quando entrano danno il loro contributo, si fanno trovare pronte. Adesso insomma, speriamo che non sia niente di grave, che siano magari solamente affaticamenti, questo sì. E poi insomma siamo 23 proprio per questo, perché ci sono tutte le giocatrici a disposizione. Martedì ci sarà da provare a sconfiggere Malta, Castel di Sangro, cosa vi aspettate da questo avversario? Ah, un altro avversario molto determinato, molto chiuso, che giocherà di ripartenza, e come tutte le partite sarà fondamentale il nostro approccio, il nostro atteggiamento. Se sarà quello di oggi diventerà difficile per tutti affrontarci. Grazie. Grazie a voi. Grazie alla CT Bertolini. Allora noi, in attesa di altri ospiti, lasciamo la linea a Franco Laurea, Donatella Scarnati allo studio. E allora vittoria doveva essere netta, con tanti gol, e vittoria netta è stata per continuare a cullare il sogno europeo Inghilterra 2021. Donatella, a caldo abbiamo sentito la soddisfazione, sono state brave della CT Bertolini. Beh, sì. Al netto degli infortuni, dei pali, una prestazione convincente. Sì, beh, una convincente 6-0, certamente forse magari si aspettava qualche gol in più nel secondo tempo, visto come era finito il primo tempo. Comunque ci accontentiamo, perché è stata veramente una bella partita. Certo, loro hanno giocato sempre in attacco, lì abbiamo visto veramente un muro che si è messo in 10 a difendere, e insomma non è... Poi lo spettacolo non è più quello che uno si aspetta, che il tifoso si aspetta. Alla fine in 10 dietro la linea della palla, e l'Italia è rimasta in 10 per 17 minuti nel finale, visto che erano state effettuate le 3 sostituzioni. Ma rivediamo con Giampaolo Borioni le fasi salienti, ripartendo dai pali, dai gol del primo tempo. Subito il palo di Daniela Sabatino, 3 gol con il Sassuolo in questa stagione, esaltata oggi dalla presenza evento del suo idolo Super Pippo Inzaghi, alla vigilia l'ha caricata. Poi al decimo il primo gol in azzurro di Elena Linari sull'angolo di Cernoia, la gioia del difensore dell'Atletico Madrid, bravissima a intervenire di testa sul secondo palo. Il 2-0 al 25esimo, ancora Caparbia, Daniela Sabatino a recuperare una palla preziosissima in aria, e poi il cross per Alia Guagni di testa, 6° gol in azzurro per la ragazza Viola, che poi si infortunerà nel secondo tempo, speriamo davvero nulla di grave, avremo ulteriori aggiornamenti nel corso di questa diretta. Al 27esimo mette il sigillo anche Cristiana Girelli, 13 gol in 13 partite in questa stagione fra campionato, Champions League, Supercoppa italiana e nazionale, 5 partite con la nazionale, 5 gol per lei, strepitosa l'attaccante bianconera, capolista anche in campionato e regina delle marcatrici anche nel nostro torneo. 37 gol in 71 presenze per lei. Qui c'è Martina Rosucci che scheggia la traversa al 29esimo, ma subito dopo al 32esimo c'è il 28esimo gol in azzurro per il poker dell'Italia, realizzato da Daniela Sabatino. Qui rivediamo Daniela Sabatino in area, un falco si proietta sulla corta respinta di Gabunia e mette il 4-0. Nel finale ancora a doppietta Daniela Sabatino, il cross di Girelli col tacco, un preziosismo straordinario, rivediamolo e apprezziamolo in tutta la sua bellezza. Si va all'intervallo sul 5-0, 29 gol in 67 partite anche per l'attaccante del Sassuolo, 3 gol in stagione quest'anno con le neroverdi. In apertura di ripresa Giuliano sfiora il palo al 5° dalla lunga distanza, ma al 7° perentoria giocata di Giuliano stessa, Martina Rosucci col destro mette il 6-0 per l'Italia. Sembra poter arrivare una ulteriore parata di reti da parte azzurra, ma all'8° ancora è sfortunata l'Italia, perché c'è questo incrocio di Cristiana Girelli, il tiro a giro splendido proprio nel 7 va a cogliere l'incrocio dei pali. Esce Sabatino fra gli applausi del pubblico e fa l'esordio Deborah Salvatore Rinaldi, già 3 gol col Milan di Ganz, altra novità di questa nazionale. Poi entra anche
Arianna Caruso per Rosucci, cambio tutto bianco-nero. Al 29esimo Galli cerca un tiro cross insidioso sul secondo palo e sfiora il gol. Poi c'è l'infortunio in area al 28esimo di Alia Guagni, colpita dura, e questo intervento le costa l'uscita dal campo. L'Italia ha già effettuato le tre sostituzioni, dolorosissimo il colpo per la giocatrice della Fiorentina. Aspettiamo novità e naturalmente incrociamo le dita, potrebbe essere un problema al polpaccio. L'Italia resta in 10 per gli ultimi 17 minuti più il recupero. Ecco l'accompagnata fuori dal campo a braccia. Al 40esimo è Galli che non inquadra la porta. L'Italia ci prova lo stesso nonostante l'inferiorità numerica. Infine al 46esimo è Giuliano che sfiora il palo al primo minuto dei 4 di recupero e si chiude così. Pronta Sara Meini sotto la pioggia con Elena Linari per celebrare il suo primo gol in azzurro. Esatto, perché strepitosa è stata Cristiana Girelli, ma strepitosa è stata anche Elena Linari, che attendeva da tanto questo gol e ce l'aveva promesso in un'intervista esclusiva a Rai Sport, avrebbe avuto una dedica speciale questo gol. Beh, penso che ormai tutti sappiano più o meno a chi dedico questo gol, alla mia ragazza che mi sta guardando. Ovviamente c'avevo anche una dedica speciale, io sono molto legata a Firenze, a Davide Astori, era tanto che aspettavo questo gol dal momento purtroppo in cui lui se n'è andato e lo dedico anche a lui perché lui me lo porto sempre dentro. Ha detto la CT Milena Bertolini al termine della gara che oggi siete state molto brave. Sì, devo dire che era una partita abbastanza insidiosa perché alla fine purtroppo all'andata non eravamo riusciti a concretizzare i 40 tiri in porta che avevamo fatto, avevamo bisogno anche di gol, di ritrovare un po' di feeling con i nostri attaccanti e con la rete. Ci siamo riusciti alla grande, come è stato detto in studio potevamo fare probabilmente anche più gol, però va bene così, dai, siamo contenti. Alla fine fra un paio di giorni giochiamo ancora contro un'altra squadra importante, abbiamo voglia di continuare a fare gol e di rimanere lassù in vetta alla classifica. E adesso lasciamo la parola per le domande allo studio. Franco Lauro, Donatella Scarnati, a voi. Sì, una domanda flash di Donatella. Elena, intanto complimenti, veramente avete giocato un po' come al Mondiale, vi abbiamo visto con questo spirito, questa grande voglia di dare spettacolo. Ecco, che cosa ci puoi dire di questa nuova formazione, di questa nuova squadra? Allora, innanzitutto, ciao Donatella, grazie mille, è sempre bello sentirti. Devo dire che avevamo bisogno, credo, di giocare in Italia, di risentire un po' l'affetto del pubblico dopo il Mondiale, l'ho detto anche già dopo la scorsa partita a Palermo, avevamo bisogno di risentire il calore dei tifosi, di capire quanto veramente il Mondiale è stato importante per non solo il nostro movimento, ma anche per tutta la gente. Oggi credo si sia visto e ovviamente si sa, il pubblico è il 12° uomo in campo, in questo caso so che al mister o alla mister, insomma, non le piace questo termine, però insomma sicuramente si sono fatti sentire i grandissimi tifosi, quindi li ringrazio. Insomma, sta decollando questo calcio femminile anche in Italia, questa è una bella notizia per tutti, vero? La rivoluzione culturale, ecco, si sta compiendo, ecco. Sì, assolutamente, io lo vedo da fuori, da Madrid, si sente tanto che comunque sta crescendo, lo vedo nei tantissimi tifosi che ogni sabato o domenica seguono le ragazze nel campionato, è bellissimo così, speriamo che possa continuare. E allora per questa rivoluzione culturale, complimenti doppi oltre al primo gol in azzurro per tutto quello che abbiamo sentito e per quello che abbiamo visto anche oggi sul campo. Grazie Elena Linari e grazie per il momento anche a Sara Meini, davvero una bella nazionale, sì. Grintosa, caparbia, che ha voluto il gol, l'ha cercato da subito il palo di Sabatino, alla fine ha preso anche tre legni, ha avuto altre 7, 8, 9 palle gol nitide, ha dominato e si stanno inserendo anche altre ragazze, ecco perché io prima parlavo di una nuova Salvatore Rinaldi, esatto, brave, già tre gol. Quindi, con Milan di Ganz, poi con questi esempi insomma sarà bello vedere come andrà avanti questa nazionale. Ricordiamo che era la quarta volta che l'Italia giocava a Benevento, abbiamo parlato molto del sud, dopo Palermo c'è stata oggi Benevento e martedì avremo la diretta alle 14:15 da Castel di Sangro. Un flash perché siamo quasi in chiusura di trasmissione, un flash con l'autrice della doppietta, la Sabatino, con Sara May. Complimenti. Un flash perché innanzitutto complimenti ovviamente da parte di Donatella Scarnati, complimenti anche da noi, una bella doppietta, Daniela.
Sì, sono contenta. Per un attaccante il gol è importante e io ci tenevo tanto. E abbiamo fatto una buona partita, credo, il cammino è ancora lungo, però siamo sulla strada giusta. Siamo in chiusura, quei due baci verso il cielo, anche per questo ci teneva, ce lo spiega perché? Beh, poco tempo fa è mancato mio padre, quindi ogni gol è per lui. Donatella. Beh, Daniele, penso che soltanto le lacrime, rispettiamo questo momento profondo, esatto, di Daniela e questa dedica bellissima, toccante. Ovviamente, e un abbraccio, grazie, a Daniela. Grazie per quello che hai mostrato anche oggi. E papà sta applaudendo da lì su. Ti ringrazio. Grazie ancora a Sara Meini e alla nostra bomber. E Donatella, siamo in chiusura. Martedì avremo Castel di Sangro, Italia-Malta, per incrementare questa classifica, 15 punti, 5 su 5 le vittorie. Ecco, grazie a Stefano Cardinali che coordina questa diretta con la regia di Marco Spoletini. Italia che vola anche a più 12 nella differenza reti rispetto a più 15 della Danimarca. Fa paura alle avversarie. Però fra giugno e settembre ci giochiamo, esatto, tutto nello scontro diretto, esatto, con, esatto, le danesi. E noi le seguiremo sempre con grande piacere e con grande interesse. E domani dribbling. Domani 14... dribbling, ore 14. Rai 2, mi raccomando, seguite della caduta del muro. Avremo tre pezzi, tre reportage importanti e poi la conferenza stampa di Sarri, Conte e un servizio a Cagliari e sentiremo anche Gigi Riva. Grazie Donatella. E il razzismo, abbiamo anche un'ampia pagina, sì, sul razzismo di periferia, importantissimo. Grazie Donatella, viva il calcio femminile e noi ci vediamo martedì per la diretta di Italia-Malta da Castel di Sangro. Buona continuazione, grazie per averci scelto.